questa sera l'ospite della trasmissione è un grande chitarrista. Un chitarrista classico, un maestro di fama mondiale, Maurizio Oddone. Anche lui genovese e figlio d'arte, il padre era un musicista jazz. Si appassiona alla musica già da bambino a 6 anni, quando si aggrappava al pianoforte del padre per pigiarne i tasti. Studia il pianoforte per 9 anni, contemporaneamente anche il violino. Poi, a 8 anni, un pomeriggio d'estate, con una chitarra a giocattolo, si appassionò a questo strumento ed ebbe in dono una Pedro Martinez, che iniziò a studiare da solo con un metodo dell'ottocentesco Ferdinando Carulli. E dopo un anno da autodidatta divenne allievo del maestro Carlo Palladino e infine si diploma al Conservatorio di Musica di Genova Niccolò Paganini nel 1976. Più avanti si perfeziona all'Accademia Lorenzo Perosi con il grande maestro Angelo Gilardino e successivamente all'Accademia Musicale Teresiana dal 1993 al 1996. Qui studia e si dedica alla interpretazione e la prassi esecutiva del repertorio barocco, seguendo la libera scuola del maestro Gustav Leonhardt. Si appassiona anche alla chitarra elettrica e infatti, dietro suggerimento dell'immenso Franco Cerri, amico del padre, si fece comprare una Egmont Jazz e qui, grazie alla sua versatilità, riguardante la rivoluzione musicale degli anni 70 del prog e del classic rock, ha potuto stringere amicizie e collaborazioni con importanti musicisti, con il quale suona insieme. Si tratta di artisti rock e pop di livello mondiale come Steve Vai, Ian Pace e Buddy Miles. In particolare quest'ultimo, con un'amicizia che dura fino alla sua scomparsa nel febbraio del 2008. Buddy gli disse: "Tu sei colui che fa rivivere Jimi Hendrix". Divennero amici, fecero un concerto insieme, iniziarono ad arrangiare pezzi di Hendrix e far uscire un relativo CD. Era tutto pronto, solo che poi Buddy venne a mancare proprio in quei giorni. Vanta anche diverse registrazioni, tra cui un album chitarrista e compositore italiani della seconda metà del XX secolo, nel 2014, Koyun Baba nel gennaio 2015, Ricordo di Pino Brasco nel marzo 2017, The Renaissance Era nel 2018. La dedica del brano Awakening fu fatta dal grande maestro concertista Ravi Shankar. Perciò mi ritengo autodidatta anche quando sono andato in conservatorio, perché suonavo già e avevo già una discreta impostazione. Per quanto riguarda i musicisti che mi hanno ispirato, diciamo, ascoltavo Andrés Segovia e poi Julian Bream, però non ho mai preso niente da loro. Ero affascinato da Julian Bream, ma ho sempre avuto nell'idea che è meglio suonare male come Maurizio Oddone che bene come Julian Bream o Segovia. Conobbe Ravi Shankar a Piacenza nel 1984 e al suo commiato gli regalò Risveglio, Awakening, appunto, Seven Strings, Seven Levels of Awareness, e cioè 7 corde, 7 livelli di consapevolezza. Musica e spiritualità sono per entrambi la stessa cosa. Comunque c'è musica buona, musica cattiva, c'è meno inventiva. Negli anni 70 c'era tutto un esplorare con i synth analogici, non si sapeva mai il suono che usciva fuori. Sono affascinato dai synth perché si parte dal suono zero sino ad arrivare a delle sonorità sempre nuove, cosa che andando avanti abbiamo. Il resto ce lo facciamo raccontare nell'intervista. Con questo vi saluto. Vi auguro una buona serata e arrivederci alla prossima settimana da Quelli che Roy Music Live.